Come prevedi lo scenario delle alleanze nelle prossime amministrative? Come prevede? Non è una questione di previsione, è una questione di condivisione dei programmi, condivisione del lavoro da svolgersi per la prossima sindacatura, per la prossima amministrazione. I nostri interlocutori sono interlocutori, vista anche la prossima conferenza stampa, pare che sia Sì, domani sera. domani sera. I nostri interlocutori sono l'UDC e i nostri interlocutori sono tutti i cittadini che vorranno con noi formulare il nuovo programma da presentare alla cittadinanza. Sembra che le prossime amministrative e le liste civiche daranno un'impronta abbastanza forte alla tornata elettorale. È un segnale di disaffezione dalla politica dei partiti o è giunta l'ora del movimento? Cosa ne pensi? Io penso che i partiti debbano continuare ad avere il ruolo che è proprio. Le liste civiche, quando sono liste che arricchiscono i contenuti dei partiti, che ben vengano. Quando sono liste che si vogliono sostituire ad essi, ritengo che non abbiano un respiro lungo. Se vinceste la elezione, cosa fareste nei primi cosiddetti 100 giorni? Nei primi 100 giorni bisogna iniziare a mettere mani al piano del traffico, bisogna completare l'iter burocratico per il piano degli insediamenti produttivi e bisogna completare le opere di messa in salvaguardia del territorio. Ricordiamo che manca l'ultimo pezzo per poter mettere la parola fine a questa importante opera. Né donna né tela a lume di candela. È la scelta delle alleanze. La scelta delle alleanze deve essere necessariamente alla luce del sole, perché i cittadini vogliono essere informati di quello che avviene nelle segreterie dei partiti, per fare in modo che, il programma sia il più condiviso possibile. Non ci sono scorciatoie. Avete più volte affermato che due dei vostri punti di forza di questa amministrazione sono il pagamento dei debiti e i canali a salvaguardia del paese e del territorio. Hai qualcosa da aggiungere al riguardo? No, non ho nient'altro da aggiungere al riguardo, sono stati effettivamente i due punti salienti della nostra azione amministrativa e i risultati, almeno per quanto riguarda la salvaguardia del territorio, abbiamo avuto modo di verificarli sul campo con l'ultimo evento di alluvionale del mese scorso. Di cosa il paese ha realmente bisogno, secondo te? Oggi la priorità necessaria per il paese ritengo sia quella della vivibilità urbana. Intendo che la prossima amministrazione debba mettere mano sicuramente a un riordino del traffico della nostra cittadina. Alla scuola degli arbitri, una delle prime cose che insegnano è tenere il fischietto in mano. E non in bocca, per avere degli attimi di riflessione prima di fischiare un fallo. Tu, il tuo partito, la coalizione che verrà, dove le tenete il fischietto? Dove ce l'abbiamo il fischietto? Eh sì, dove ce l'avete il fischietto? Ti faccio una domanda di riserva. No, aspetta, adesso la fa. Alla scuola degli arbitri, una delle prime cose che insegnano è tenere il fischietto in mano e non in bocca, ma per un motivo ben preciso, perché bisogna avere attimi di riflessione prima di fischiare un fallo. Secondo te, il tuo partito, la coalizione della quale farete parte, dove ce l'avrete il fischietto? Fischietto ce l'avranno sicuramente i nostri elettori. Noi in questa campagna elettorale non commetteremo sicuramente falli e i cittadini con il loro fischietto fischieranno il giorno appunto delle elezioni per dire la parola fine a questa partita e tutti quanti faremo un applauso alla nostra competizione che avrà vinto le elezioni amministrative.
Il tuo augurio è che vinca lo schieramento migliore o il più forte? Che vinca lo schieramento migliore. Società civile e associazioni. Che ruolo dovrebbero avere nella competizione elettorale? Intendo le prossime amministrative, ovviamente. Devono avere il ruolo che le è proprio, ovvero quello di stimolare i partiti politici a formulare dei programmi che siano accettati dalla cittadinanza. Comizi, volantinaggi, casa per casa, come intendete sviluppare la vostra campagna elettorale e quale sistema di comunicazione ritenete sia il migliore? Non esiste un sistema migliore. La propaganda, diciamo, elettorale va esplicitata in tutte le sue forme, siano quelle tradizionali che quelle di ultima generazione. Quindi ogni sistema è utile e non escluderei neanche il porta a porta. La domanda che non ti ho fatto. La domanda che non mi hai fatto. Immagino vorrei sapere chi potrebbe vincere le elezioni. Beh, possibilmente. Se riesci a dirmelo. Le elezioni li vinceranno, come ho detto prima, chi presenterà una coalizione migliore. Certo, noi non partiamo da zero, partiamo da un'esperienza amministrativa utile per la nostra comunità, per le cose che abbiamo fatto, e a questa esperienza amministrativa noi aggiungeremo, innesseremo sicuramente delle risorse nuove, delle energie fresche per dare quel valore aggiunto che in questa ultima fase direi proprio che ci è mancato. E vabbè, allora tu stesso hai detto che la domanda che non ti ho fatto è quello che vincerà le prossime elezioni. Le vinceremo noi sicuramente. Ah, viva la modestia allora.